Abbiamo Mattia Finotto, eccolo qua, l'autore del gol, insomma, un bel gol tra le altre cose, dicevamo prima con De Canio, un gol, uno schema provato in allenamento. Eh sì, abbiamo provato e non sempre vengono, quando vengono c'è soddisfazione, dai. Senti, hai lottato in lungo e in largo, sapevi che eri partivi al fianco di Montalto, perlomeno si era un po' capito, no, nel corso della settimana. Sì, ci speravo, insomma, di avere questa opportunità e è andata abbastanza bene, speriamo di continuare. Una partita di grande, se vogliamo, di grande sacrificio, ovvero da punta, ma una punta che spesso e volentieri andava a rincorrere anche gli avversari, a chiudere anche sulle fasce laterali. Poi alla fine mi sembra eri abbastanza provato. Sì, ma queste sono le mie caratteristiche, quelle di correre sempre così. E oggi è andata bene, sì, alla fine ero abbastanza stanco, però ho cercato di dare tutto. E tutto sommato penso che sia un buon punto e comunque un tassello da aggiunto. Senti, c'è un dubbio che ci assilla anche in fase di radiocronaca. Area di rigore dello Spezia, secondo tempo, Finotto a terra, noi abbiamo visto una trattenuta sulla spalla, ce lo spieghi, insomma, era calcio di rigore o no? C'è stata una mezza trattenuta che infatti sono caduto e secondo me era un po' dubbia, però da dire con certezza che era rigore non lo so, dovrei rivederla sinceramente. Lì per lì, secondo me, se lo dava ci poteva stare. Senti, che termine hai visto? Beh, secondo me abbiamo fatto una bella partita. Anzi, sono anche un po' rammaricato perché, vabbè, loro hanno preso un palo. Però lì per lì, secondo me, ce la siamo giocata e io pensavo anche che potevamo vincere. E col senno di poi, secondo me, è un buon punto. E niente, pensiamo già alla prossima partita. Giocarsela alla pari con una squadra che lotta per restare nei play-off può significare molto anche a livello di credere nei propri mezzi, non credi, Mattia? Sì, sì, no, ma noi purtroppo è la classifica quella che è. E sappiamo che ce la possiamo giocare con tutti e dobbiamo continuare così. Siamo ancora in corsa, lotteremo fino alla fine sicuramente e a fine stagione tireremo le somme, insomma. È stata una stagione un po' particolare perché no, ho utilizzato un po' a mezzo servizio. Hai 10-11 partite a disposizione per dimostrare effettivamente chi è Mattia Finotto. Certo, sì, sì, sicuramente mancano queste partite qui, voglio riscattarmi, tra virgolette, perché per ora non sono riuscito a dimostrare al 100%, sì, solo Maria Spratz, Maria oggi ci ha fatto una buona partita, però ne vorrei far tante così, ecco. E purtroppo per ora non ci sono riuscito. Dipeso da te oppure da situazioni? Un po', sì, anche sicuramente da me, per carità. E niente, però dai, bisogna guardare avanti, ci sono ancora un bel po' di partite, quindi sono fiducioso. Senti, un'ultima cosa, guardando la giornata di oggi si vede che è una squadra organizzata, ognuno sa quello che deve fare. È un'impressione oppure anche l'impressione del giocatore che fa parte di questo mosaico? No, sicuramente il mister ci ha dato una bella organizzazione, infatti penso che si veda. E per quello che dico che in campo ce la giochiamo veramente, sappiamo cosa dobbiamo fare, sia in fase difensiva che in fase offensiva. E c'è ancora tempo per migliorare e dobbiamo farlo in fretta anche perché vogliamo salvarci. Diceva signori, non bisogna guardare la classifica. Diciamo che sì, purtroppo no, adesso non dobbiamo guardarla perché siamo messi male, però sappiamo che veramente ci possiamo credere e ci dobbiamo credere. E infatti adesso il nostro obiettivo è la prossima partita con l'Ascoli. E lavoreremo questa settimana per andare lì e vincere e basta, poi vedremo come va. Sono momenti un po' duri, anche se non sono il massimo della durezza, perché ieri il collega Luca Giovannetti diceva a De Canio, ci ha messo con due sedute quotidiane, e lui ha detto, come per dire, e che sedute sono? No, gli allenamenti sono abbastanza duri, però penso che il risultato poi si è visto oggi, che comunque abbiamo tenuto anche fino alla fine. E secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento e quindi penso che lavorando così ci toglieremo veramente le soddisfazioni e raggiungeremo l'obiettivo. Grazie, in bocca al lupo, complimenti per il gol appunto realizzato da Mattia Finotto.